Eccoci. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Senti, Raffaele, come sempre faccio un po' io di casa, sfrutto il tuo spazio con la tua gentile concessione. Io sono Andrea, siamo ancora qui con Anteprima Edizioni. Noi siamo un piccolo marchio che si occupa di marketing, di business, di finanza per l'appunto. E quale miglior spazio se non appunto questo per appunto chiacchierare oggi di finanza. Lo facciamo sempre grazie a Raffaele, ma soprattutto lo facciamo con Massimo Famularo, che è uno dei nostri autori della nostra scuderia, con il quale appunto abbiamo pubblicato da poco la Finanza in Soldoni. Quindi oggi parliamo di finanza. Per parlare di finanza ci potrebbero essere, non lo so, mille strade diverse, potremmo stare qui le ore, saremo qua una mezz'oretta, e quindi direi di non rubarvi ulteriore tempo. Partiamo però dal presupposto che, un po' come in maniera un po' provocatoria, diciamo, dietro la quarta di copertina, noi italiani pensiamo di sapere tanto della finanza, però poi fondamentalmente ci sono delle lacune, delle crepe, vedo già Massimo che annuisce, Raffaele è uguale, quindi io rimango un po' dietro le quinte, vi ascolto con estremo piacere perché sono sicuro che ci sarà da raccontare. Quindi ringrazio Massimo, ringrazio Raffaele e ci sentiamo tra pochissimo. Bene, bene, grazie Andrea. Prima di passare la parola a Massimo, Cultura e Finanza questa sera ospita un grande autore, perché è un autore importante per il mondo dell'educazione finanziaria, soprattutto. Io ti faccio i complimenti, Massimo, perché il tuo libro è veramente molto gradevole e ribadisce tante cose importanti che fanno bene alla società. Ricordiamo anche che nella sezione dei commenti che trovate sia su Facebook che YouTube c'è già il link per poter acquistare il libro, e ringraziamo già chi sta facendo dei commenti, e quindi se avete delle domande siamo ovviamente a disposizione, se non saremo in grado di rispondere sicuramente risponderemo via mail. Massimo, allora, intanto complimenti, il messaggio che mi è piaciuto di più è stato proprio quello: ripaga a noi i nostri crediti come noi li ripaghiamo ai nostri creditori, e questo credo che sia un messaggio geniale che ti chiedo di raccontarcelo. Assolutamente sì, intanto grazie ancora per l'ospitalità. Il messaggio di fondo è essenzialmente... Il messaggio di fondo è che essenzialmente noi siamo abituati nel Padre nostro a rimettere a noi i nostri debiti, quindi il perdono, l'idea bellissima della bontà, anche da un punto di vista letterario. Se ci pensate, il Scrooge nel Canto di Natale, c'è l'idea dell'avaro, il perdono, la bontà, che sono cose bellissime. Però la finanza funziona con i debiti che si pagano. Cioè, quando io dico ripaga a noi i nostri crediti, è il senso che tutto il sistema finanziario, tutto quello che noi facciamo, la nostra vita, si regge sull'idea che il nostro datore di lavoro ci paghi lo stipendio, che noi paghiamo la bolletta quando arriva, che quando prendiamo qualcosa. Quindi, in realtà, alla base del sistema finanziario ci sono debiti che vengono ripagati, essenzialmente, e quindi alla base della finanza, il funzionamento della finanza è fatto con diciamo la normalità e l'adempimento. Anche se è bello perdonare, è bello, diciamo, rimettere i crediti, quella è l'eccezione e non la regola. Eh sì, effettivamente è proprio così. Tra l'altro siamo un po' off topic in questo periodo, perché non stiamo parlando di Omicron, ma stiamo parlando di educazione finanziaria. Però rientriamo probabilmente nell'argomento caldo, che è l'elezione del Presidente della Repubblica, perché oggi si fa tanto il nome di Mario Draghi. Mario Draghi appunto è intanto è molto citato nel tuo libro, sicuramente ha ragione, e quindi ti chiedo un parere personale sulla sua figura, che sicuramente sarà molto stimata.
Sì, grazie. Allora, innanzitutto io sottolineerei che quando il libro è stato scritto, Draghi era un banchiere centrale in pensione, un saggio che, diciamo, dagli editoriali sul Financial Times invocava un whatever it takes fiscale e dal palco di Rimini diceva che, diciamo, dobbiamo pensare ai giovani al futuro. Quindi quando il libro è stato scritto non c'era l'idea che diventasse premier. Poi, devo dire, lo è diventato, insomma, un pochino in una situazione di emergenza, chiaramente nel momento in cui c'era instabilità politica, come figura di prestigio è venuto a garantire l'ordinaria amministrazione, quindi la vaccinazione e l'istruttoria che ci ha portato al PNRR, e quindi l'idea è sicuramente il giudizio positivo sulla figura, sulla persona e anche sul diciamo operato al governo, fatta la tara per la maggioranza esistente, perché dobbiamo anche renderci conto che l'Italia è una repubblica parlamentare e non è possibile che una singola persona possa, diciamo, rivoluzionare il paese a meno di rivoluzioni diciamo autocratiche. Quindi giudizio positivo su Draghi, e tuttavia però, come poi è spiegato anche nel libro, i problemi del paese sono strutturali, hanno a che fare anche con la mancanza di istruzione, mancanza di cultura finanziaria, e sì, non è una sola persona che ci salverà. Ah, sicuramente non pensiamo al Super Mario, al supereroe, ma appunto l'educazione finanziaria potrebbe far crescere in tutti noi la consapevolezza e quindi sapersi muovere poi di fronte a un debito, di fronte a un lavoro di ristrutturazione, di fronte ad un investimento, di fronte all'evoluzione degli investimenti. Ecco, in tal senso, tu come la vedi questa evoluzione degli investimenti finanziari? Ah, allora, secondo me è una cosa che viene poco rimarcato, perché in Italia noi siamo abituati al fatto che i risparmiatori hanno un rapporto fiduciario con la banca, col promotore finanziario, quindi un approccio di totale affidamento senza badare alle, diciamo, commissioni o quant'altro. E invece noi viviamo un momento in cui si parla anche di democratizzazione della finanza, cioè un momento nel quale, grazie alla tecnologia e grazie alla, diciamo, liberalizzazione della concorrenza dei servizi, tutta una serie di attività che prima erano appannaggio solo dei patrimoni facoltosi, servizi di gestione personalizzata, diversificazione, cose che prima potevano permettersi solo i ricchi, oggi sono alla portata anche dei piccoli patrimoni. E quindi un'altra delle cose che io cerco di fare, sia nel libro, nei podcast, è di trasmettere il messaggio che oggi ci sono delle possibilità enormi alla portata di chiunque, e dunque è sufficiente, diciamo, a imparare quei 3 o 4 attrezzi per orientarsi, e non è più, diciamo, obbligatorio affidarsi ciecamente a, insomma, bancari e consulenti. Eh sì, infatti questa è una cosa importantissima. Io mi ricordo che quando ho iniziato a parlare di educazione finanziaria ho fatto dei tentativi nelle scuole proprio per parlare con i ragazzi, e sono stati molto gentili degli insegnanti a farci entrare nelle scuole. Tu come imposteresti l'educazione finanziaria nelle scuole? Non so se ti sei costruito un'idea strutturata in questo senso. Sì, allora io cercherei di avere un approccio che parte dalla realtà, parte dall'esperienza pratica, e non un atteggiamento didascalico. Perché purtroppo quella una delle componenti della nostra scuola è l'idea che ci siano prima le regole e poi la realtà, che le cose vadano imparate e, diciamo, non vadano imparate, vadano prima imparate e poi applicate. In realtà io partirei dagli esempi, perché faccio un parallelo simpatico con la lingua. Adesso ci sono anche delle app per l'autoapprendimento come Duolingo, eccetera. Io ricordo quando io ho fatto il liceo classico, sostanzialmente in 5 anni di scuola, imparando prima le regole e scrivendo i verbi greci eccetera, io alla fine dei 5 anni ero in grado di tradurre decentemente, insomma, anche perché ci riuscivo, una decina di righe con un vocabolario gigantesco di una lingua. Oggi applicazioni come Duolingo, percorsi di apprendimento, permettono nel giro di 2 o 3 mesi, ma comunque un tempo brevissimo, di parlare una lingua. E questo non avviene
pensando le regole, ma memorizzando una serie di frasi, una serie di vocaboli e poi applicandoli. E quindi il risultato finale è che c'è un modo efficiente per arrivare al risultato, e questo modo, diciamo, imparare prima la regola e poi applicarla non è esattamente il modo più efficiente. Quindi con la finanza farei in questo modo: partirei dall'esperienza pratica. Per esempio, io qualche giorno fa sul mio canale ho provato a lanciare una rubrica che si chiama La finanza per ragazzi, e sono partito, diciamo, dall'inflazione. Quindi direi di prendere cose che si vedono tutti i giorni, le criptovalute, si parla molto del ritorno dell'inflazione, i crolli della borsa, e partire da questi cercando molto semplicemente con degli esempi di, come dire, diciamo, fornire dei pezzi del puzzle. Perché se uno comincia adesso a cercare di spiegare perché la politica monetaria regola l'economia, frena l'inflazione, i tassi di interesse, il ragazzo che ti guarda a un certo punto si ferma. Se uno gli dice: guarda, inflazione è quando i prezzi salgono, e se i prezzi salgono il tuo stipendio vale di meno, questa è una cosa che secondo me arriva subito. E partirei così, quindi, diciamo, esempi molto semplici, pragmatici in realtà, e per dire, per dare una minima idea di quello che è il messaggio che si può dare ai giovani, la differenza tra un giovane che in qualche modo ha delle competenze finanziarie, quindi riesce a risparmiare qualcosa, riesce ogni mese a mettere via o a impiegare il proprio risparmio, e uno che non lo fa, si traduce nell'idea che magari dopo 10 o 15 anni, senza parlare di quello che succede quando si va in pensione, perché se uno parla di pensioni a un ventenne ti dice arrivederci, può essere che quando questo ragazzo avrà 30 o 35 anni avrà l'occasione della vita di creare la sua startup, di avviare una nuova carriera, di fare una nuova esperienza. La differenza tra poterlo fare e non poterlo fare può essere semplicemente se in quei 10 anni da quando ha iniziato a lavorare ha gestito in maniera razionale le proprie finanze, senza privarsi di nulla, ma semplicemente attuando scelte razionali. Eh sì, è importantissimo questo. Mi è venuto in mente un contatto che ho avuto qualche giorno fa. Mi hanno chiesto appunto una consulenza sia su un mutuo che sulla previdenza, e si parla di una persona di 34 anni. Quindi, se avesse avuto la formazione che auspicavi tu, sicuramente non si sarebbe trovato in difficoltà in questo momento a 34 anni, perché effettivamente non si sapeva muovere il TFR, il fondo negoziale, e quindi è fondamentale. Io sono molto contento che oggi sei qui con noi, perché comunque parlare di educazione finanziaria proviamo, tu sicuramente in maniera più eccellente ed efficace, ma proviamo a farlo da tanti anni e dobbiamo continuare a farlo, e spero che ci siano anche tante altre situazioni che aiutano appunto il sistema a reagire meglio alla gestione, non tanto alla gestione delle difficoltà, alla gestione dei problemi economici, ma quanto proprio alla gestione di una corretta pianificazione finanziaria. Ecco, del libro, Massimo, vuoi parlarci di qualcosa che secondo te è più importante, che deve essere il cuore della lettura per chi ci sta seguendo? Sì, allora guarda, io diciamo, ho cercato di impostare, scrivendo io cercavo di evitare di fare qualcosa di noioso, quindi, come ho detto, non voglio dare le regole. In più ho cercato anche di evitare, come posso dire, le frasi fatte, perché poi tutti lo sappiamo che magari un euro risparmiato, un euro guadagnato, insomma, a lungo termine, molte sono cose abusate. Il messaggio che io volevo dare, che è poi la prima parte del libro, quindi un libro che parla di educazione finanziaria, invece di partire su dove metti i soldi, parte dal debito dello Stato, perché secondo me un'immagine molto efficace è che anche la nostra libertà politica è vincolata dall'ignoranza in termini finanziari. E quindi la prima metà del libro, in cui parlo molto anche diciamo di Draghi, il debito buono e il debito cattivo, è dedicata, diciamo, un po' alla storia del debito pubblico italiano, perché esiste, perché gli stati si indebitano, il MES e quant'altro. Quindi in realtà è più finanza pubblica che finanza personale. E questa scelta da cosa deriva? Deriva dall'idea che la
acquisizione di competenze finanziarie ci rende anche liberi sul piano politico, perché io immagino un paradosso, se magari lo vogliamo proporre a chi ci sta guardando adesso. Noi abbiamo ad esempio degli anziani che magari prendono la pensione e utilizzano la pensione per assistere i loro nipoti o i giovani, quindi questa cosa bellissima dell'anziano che vuole aiutare il giovane. In realtà l'ignoranza di tante persone che sono vicine alla pensione non gli fa comprendere che con quota 100, con tutti i provvedimenti che ci mirano ad anticipare e a disastrare le finanze pubbliche, in realtà i pensionati stanno rubando il futuro delle generazioni dei loro nipoti. Quindi in realtà, piuttosto che andare in pensione prima, prendere la pensione e fare regalo al nipote, queste persone dovrebbero accettare l'idea che magari la pensione sia ricalcolata sui contributi effettivi e lasciare un debito previdenziale minore alle generazioni future. Però stiamo dicendo fantascienza. Sì. Hai toccato un tasto dolente, spero che non ci mandino degli impropri, perché certamente la tradizione, la cultura che abbiamo è quella addirittura del retributivo, quindi incoraggiare una persona ad andare in pensione prima oggi, insomma, per esperienza, e credo che sia la stessa tua, sono veramente pochi quelli che accettano il ricalcolo col contributivo, e quindi andare prima, prendere un po' meno, però lasciare il posto, lasciare lo spazio occupazionale che poi giustamente creerebbe benessere, creerebbe una situazione di anche efficienza economica, perché si tratta poi di accendere un mutuo, eccetera, eccetera. Quindi sono assolutamente d'accordo con te. E daresti dei consigli? Ho visto che hai iniziato questa rubrica per i ragazzi, dei consigli pratici, che ne so, per un mese segnare tutte le spese. C'è qualcuno che diceva che doveva tenere un blocchettino sul comodino nel quale segnava tutte le spese della giornata per fare un primo conto economico. Che ne dici? Sì, allora, secondo me è un'idea interessante, e io quello che aggiungerei è che spesso siamo partiti dal debito, no? Sì. Confondiamo considerazioni di carattere etico con quelle che sono in realtà considerazioni materiali. Allora, diciamolo, prendiamola proprio laica. Secondo me, se uno vuole in qualche modo spendere tanti soldi o giocarsi tutto quello che guadagna in un singolo consumo, che può essere magari una bottiglia di vino, cioè non è che questo è bene e male, assolutamente. Quello che è importante, che sul quale è fondamentale questo discorso di segnarsi le spese, è rendersi conto di diciamo dove vanno i nostri, semplicemente avere un prospetto. Faccio un esempio: a me magari io ho la passione della barca piuttosto che la passione di un'automobile. Allora dice la barca: ok, ragioniamo un attimo, io la barca magari la uso 20 giorni all'anno. Fare semplicemente la somma di tutte quelle che sono le spese che io sostengo per la mia barca sul base annua, quelle, diciamo, prendendo il costo iniziale dell'acquisto, eccetera, eccetera, fare tutto un bel prospetto, dividere questi, diciamo, per i giorni in cui lo utilizzo, e farsi un'idea, dice, la mia passione per la barca mi costa, per ogni giorno che uso la barca, non so, X. Dopodiché magari vado su Google e mi accorgo che noleggiando una barca per una cifra inferiore forse potrei avere lo stesso consumo. Quindi lo spirito dovrebbe essere questo. Cioè, noi non dobbiamo privarci, non dobbiamo risparmiare, non dobbiamo, perché alle volte, questa si chiama anche la scienza triste, si dà l'idea che uno, diciamo, guardare i soldi sia qualcosa di negativo. In realtà è qualcosa che ci dà libertà, è qualcosa che deve essere preso in maniera neutrale, e ripeto, l'importante è sapere quanto ognuno dei nostri consumi, ognuna delle nostre attività assorbe, e farsi i propri calcoli, perché magari io non ci penso quando prendo la mia automobile, quando cambio l'automobile 3 volte in 4 anni e ogni volta la prendo nuova, magari non ci penso perché mi piace. Poi mi fermo un attimo e mi accorgo che avrei potuto fare lo stesso cambio, magari con un noleggio a lungo termine, e con i soldi che mi sono avanzati a momenti, cioè, avrei potuto fare altri consumi. Quindi è assolutamente questa l'idea, cioè
avere chiarezza, avere trasparenza, avere una sorta di contabilità, capire dove vanno i nostri soldi e rendersi conto soprattutto che il valore di questi soldi varia molto nel tempo. Cioè anche un piccolo risparmio di una somma irrisoria portato avanti per un grosso numero di anni porta a modificare la nostra posizione in un dato termine e magari ad avere o non avere i soldi che ci servono per qualcosa di importante, che può essere una nuova avventura lavorativa, un anno sabbatico, piuttosto che anche un'esperienza di consumo. Quindi assolutamente nessuna preclusione, nessun giudizio etico, semplicemente fate i conti e tenete una buona contabilità, perché questo, diciamo, da solo aiuta a chiarirsi molto le idee. Eh sì, infatti la sfida anche di quando abbiamo pensato a questo nome Cultura e Finanza deriva anche proprio da questo ragionamento che hai appena fatto. È chiaro che la parola finanza, il mondo della finanza ha sempre fatto paura, è sempre stato disegnato come qualcosa di specifico, di inarrivabile. Invece tu, con l'esempio che hai fatto, ci hai fatto capire che basta sapersi pianificare e sapersi organizzare per capire un rapporto costo-beneficio come deve essere regolamentato al meglio. E questa è finanza, non è altro. E quindi l'invito, appunto, che rinnovo e ti ringrazio per questo esempio, è proprio quello di provare a costruirsi una corretta pianificazione finanziaria. Qualche altro aneddoto del tuo libro, Massimo? Sì, allora diciamo, uno insomma magari non bellissimo, che però mi piace evidenziare, che purtroppo è un episodio tragico, che è quello di un ragazzo americano, sostanzialmente, che nel corso della pandemia si era dedicato all'attività di trading online e a un certo punto si è tolto la vita. Si è tolto la vita perché era convinto di aver realizzato una perdita enorme di circa $700,000, e dopo invece è emerso che in realtà quella perdita non c'era stata, ma era la sua percezione della perdita era legata a un'errata comprensione di alcuni strumenti finanziari particolarmente sofisticati. Ora, questo secondo me ci dice due cose. Ci dice da un lato che effettivamente il costo dell'ignoranza può essere il più alto possibile, perché posso dire, in questo caso è costato, è stato letale. Ma bravissimo. Ma dall'altra che esiste un rovescio della medaglia, cioè quello stesso strumento che del trading a costo zero, quindi la possibilità di comprare e vendere senza commissioni e di quindi di acquistare anche strumenti molto complessi e sofisticati, che è una forma di libertà. Si parla di democratizzazione della finanza, qualcosa che prima potevano permettersi solo i ricchi e che prima, diciamo, era limitato a poche persone. Oggi è alla portata di tutti, però è necessario avere gli strumenti per sfruttare questa possibilità in senso positivo. In senso positivo vuol dire, ad esempio, quindi non inseguendo il trading, illudendosi di battere i mercati che neanche i professionisti riescono a battere, ma approfittare di questo per acquisire per esempio una diversificazione molto ampia con un costo molto basso e per ridurre le commissioni del risparmio gestito. Quindi queste, diciamo, sono le opportunità, e purtroppo però insomma se nessuno ce le spiega e se non ce le raccontano si rischia anche di avere questi inconvenienti negativi. Eh già, ecco, facciamo rientrare Andrea, nel frattempo hai fatto una corretta pianificazione finanziaria di quello Io in realtà nei miei 30 anni di vita devo ancora approfondire meglio questa parte. E noi siamo qui apposta. Guarda, è molto interessante, anche perché un aspetto sul quale ragionavo, ho ascoltato con molto interesse, e adesso Massimo stava raccontando appunto di questa parte del lockdown, insomma di come si è cambiata. Alla fine poi la finanza in soldoni
nonostante sia stato scritto prima, sostanzialmente è stato lavorato e pensato prima di questo periodo allucinante che un po' ha rivoluzionato, si è passati da un paradigma a un altro, è comunque un libro che mantiene alcuni capisaldi che vanno nel tempo, il valore dei soldi nel tempo, cosa significa in qualche modo magari vendere prima rispetto ai tempi, sono tutti i punti che, per quanto ci possano essere pandemie o grandi salti, rimarranno uguali. Mi chiedevo però, da un punto di vista finanziario, strettamente finanziario, e questa è una domanda che rivolgo un po' a tutte e due e mi interessa, qual è secondo voi l'aspetto che più si è mosso in questo tempo? Cioè l'aspetto che vi ha più sorpreso a livello finanziario, che non vi aspettavate di vedere così cambiato, oppure se c'è qualche aspetto che vi ha colpito appunto in questo cambio repentino che ci ha portato attraverso appunto la pandemia e che sta ancora continuando in qualche modo? Cos'è quella cosa che proprio è cambiata da un punto di vista finanziario che neanche voi potevate immaginare? E come, soprattutto, che effetti ha portato e come... Non so, se si capisce un po' come domanda. Sì, sì. Prego, vai, Raffaele, Massimo. Se vuoi andare prima tu, vado io. Allora, secondo io mi soffermerei sullo smart working. Non solo lo smart working, ma anche la capacità di fare le cose a distanza. Nel senso che, in realtà, allora, io ho avuto la fortuna, diciamo, negli ultimi almeno più di una decina d'anni, di avere la possibilità spesso di lavorare da remoto, e quando possibile ho scelto di farlo, perché credo che sia una cosa molto utile. In realtà non mi aspettavo che il mondo e, diciamo, sia i consumi delle persone si sarebbe adeguato. Allora, a un certo punto, durante il lockdown è stata una scelta di forza, per cui non si poteva fare altro. Però in realtà noi vediamo oggi, parlando con le persone, è quasi normale chiedere quanta parte del lavoro sarà fatta a distanza, che è una cosa che prima del lockdown era impensabile, ed è normale. Si parla di smart working nella pubblica amministrazione, che sembra qualcosa che, ricordiamo che Brunetta ai tempi di Berlusconi voleva mettere i tornelli e c'era questo mito del dipendente pubblico. Quindi quello che noto con sorpresa è che un trend che esisteva già, quello, diciamo, della possibilità di lavorare, non solo lavorare, ma anche di fare incontri, di consumare, se vogliamo, a distanza, che esisteva già, ma era lento, perché comunque le persone erano poco alfabetizzate, ha subito un'accelerazione e soprattutto ha portato un cambiamento che non tornerà indietro. Perché io ritengo che il cambiamento sarà strutturale, e questo in termini finanziari, per dire, si ripercuote sui valori degli immobili, perché gli uffici, prima c'era una certa domanda di uffici, c'era una certa domanda di esercizi commerciali, che semplicemente, a prescindere da quando finirà la pandemia, se ce ne saranno altre, quella domanda non c'è più. Non ci sarà più, perché semplicemente abbiamo modificato strutturalmente il nostro modo di vivere. Ci saranno domande diverse, cambiano i consumi, però questa era una cosa, diciamo, che francamente mi ha sorpreso, che non avrei, diciamo, non sarei stato capace di prevedere. Che è comunque, sì, una scelta che rafforza l'online, questo a prescindere. Lo vediamo con i negozi, lo vediamo con la presenza in giro. E invece Raffaele? Infatti, Andrea, mi volevo ricollegare proprio a questo. Sono d'accordo con la considerazione di Massimo. A me hanno colpito tante cose, forse quella maggiore è vedere oggi i 75enni, gli 80enni con lo smartphone in mano fare i vocali su WhatsApp e partecipare a dei meeting su Zoom. Cosa che, se gliel'avessimo detto 2 anni fa, ci avrebbero guardato anche male, per dire: ma cosa stai dicendo? E invece la pandemia ha forzatamente educato tante persone anziane ad utilizzare l'online, ad utilizzare la tecnologia. Oggi invitare una persona, poi Andrea magari ci confermi, ma io credo che siano aumentati tantissimo anche gli scrittori in questi 2 anni, perché col tempo a casa, io come associazione culturale abbiamo tantissime richieste di presentazione di libri, cosa che non mi aspettavo neanche quella, però effettivamente sì, c'è stato tanto tempo a casa e quindi insomma
come dice Papa Bergoglio, figli non se ne fanno più, si scrivono libri a questo punto. Sì, si spera sempre che aumentino anche i lettori, non solo gli scrittori. Sì, questo è vero, questo è vero. Questo diciamo è vero, effettivamente sì, effettivamente credo che siano aumentati molto gli scrittori e i lettori siano rimasti più o meno gli stessi. Poi c'è un problema anche di resa, diciamo, lo vediamo subito solitamente. Quindi tendiamo sempre anche noi stessi a pubblicare, anche soprattutto chi ha un certo portamento dietro, chi ha una certa struttura dietro, ecco. Sì. Comunque sì, la cosa che mi ha colpito di più è vedere appunto queste persone di una certa età ormai abituate a partecipare alla riunione su Zoom, su Teams o addirittura la videochiamata, cosa che due anni fa, tre anni fa era fantascienza, ma veramente fantascienza. Senti Massimo, e si può ancora valutare la finanza con, non dico precisione, ma con la stessa sicurezza che magari uno poteva avere prima, oggi? Dici sempre con riferimento alla pandemia? Sì. Tu prima ti facevi i tuoi conti, ti facevi le tue analisi, e oggi le fai con la stessa tranquillità? Sì, allora assolutamente, anzi io direi che diciamo un po' di competenze di base aiutano anche ad affrontare meglio circostanze eccezionali come quelle della pandemia, perché diciamo che la finanza ci abitua, lo studio della finanza ci abitua anche a, come posso dire, la natura non deterministica della realtà in cui viviamo. Cioè tutto quello che succede è innanzitutto soggetto al rischio e al calcolo delle probabilità. Noi chiaramente per fisiologia rimuoviamo l'idea della morte, rimuoviamo l'idea che ci possa capitare qualcosa di brutto, e invece alla base del principio assicurativo c'è appunto l'idea che con una certa probabilità gli eventi diciamo negativi non solo accadono, ma proprio perché sappiamo prevedere questa probabilità, possiamo in qualche modo, al di là di assicurarci sotto il piano finanziario, ma anche di compiere le nostre scelte. Cioè, è più probabile, insomma, diciamo, morire in un incidente, come posso dire, ferroviario che non di aereo, e è più probabile in automobile che non in treno. Quindi alcuni mezzi sono più sicuri di altri. E io credo che questo sia molto utile, perché eventi straordinari come le pandemie ci colpiscono sul piano psicologico, perché ci pongono davanti a delle paure ataviche che noi abbiamo: la paura della morte, la paura di qualcosa che del male invisibile che può colpire i nostri cari, che io diciamo durante la vigilia di Natale faccio il pranzo e qualcuno mi infetta, gli anziani più fragili. Quindi secondo me questo colpisce molto, e io devo dire che credo che abbia anche spinto qualcuno magari che era un pochino più labile anche ad avere degli scompensi di carattere anche psicologico, psichiatrico, perché insomma ne vediamo. E quindi l'idea, una corretta comprensione del fatto che viviamo in un mondo fatto di rischi, ci aiuta anche ad agire in modo razionale di fronte a questi eventi, perché banalmente adesso si parla tanto di Green Pass, vaccinazioni, e qui è semplicemente un calcolo probabilistico, cioè c'è l'idea che esistono dei rischi che sono insostenibili, quindi il rischio di andare in giro senza la vaccinazione è probabilmente un rischio molto elevato e improponibile, perché facendo il vaccino si abbassa, diciamo, il rischio di avere delle conseguenze negative. E quindi poche semplici nozioni, insomma, anche di calcolo delle probabilità ci aiutano a affrontare elementi, momenti difficili come questi legati anche alla pandemia. Alla fine abbiamo parlato anche di Omicron e di pandemia, quindi direi se no che pareva brutto. Direi che possiamo salutarci, che dici Andrea? Sì, io vi ringrazio un po' per lo spazio, sono contento anche perché poi mi sembra che sia molto passata questa cosa di come qua dentro fondamentalmente ci siano un po' gli strumenti da recuperare per fare un po' queste analisi e poter anche continuare in separate sedi. Quindi io poi vi rimando ai profili di Massimo, vi rimando soprattutto alle sue attività, fa un sacco di podcast, fa un sacco di attività che in qualche modo potreste continuare ad approfondire, e poi soprattutto anche i profili di Raffaele, quindi vi ringrazio ancora per questa nome di anticipo. C'è il link per acquistare il libro su In Sovrimpressione nei commenti. Salutiamo tutti i nostri follower, grazie Massimo, complimenti ancora, grazie Andrea e alla prossima. Grazie. Grazie a voi, arrivederci.